E non credete mai a quel principio terribile per cui se una cosa viene detta tante volte diventa vera. Ne riparliamo tra un attimo, perché voglio farvi degli esempi, non so nemmeno se ci sono Filippo, sì, dopo li abbiamo preparati un po' di immagini su questo. Però il primo messaggio, io voglio dare tre suggerimenti, tre consigli per gli acquisti. Io ho un'esperienza Mike buongiornesca, non banale. E quindi sui consigli per l'acquisto, il primo è non cambiate mai umore sulla base di quello che viene detto da qualcun altro di voi. Secondo me è un principio che vale nella vita, ma in politica è fondamentale. Secondo punto, cercate la verità. La verità, perché la verità esiste. E vi voglio fare tre esempi. Sarò molto rapido oggi perché poi mi hanno detto che c'è una sorpresa che non posso sapere, tipo che mi date una foto. In questi giorni noi siamo stati messi sotto attacco per alcune questioni. La prima, per i numeri economici di questo paese. Ne abbiamo già parlato in questi cinque incontri che abbiamo fatto. Se voi guardate la discussione dei numeri economici, troverete alcune persone. Chi di voi sa, chi ha letto di voi ieri il DEF? Se tu hai letto il DEF, tutto no, spero. Hai dato un'occhiata. Che schifo i renziani della prima. Ah, le slide. Dovete studiare, basta con le slide. Però non siamo mica in diretta, vero Filippo? Sì, ah, ci sta. Ok, fantastico. Pensavo di essere tra amici. Vabbè. No, cioè, le dirette sono sempre con amici. I giornalisti sono più amici di tutti, poi certo, com'è? Però guardate i numeri. Noi veniamo da un periodo nel quale le cose andavano malissimo. Adesso vanno un po' meglio, non ancora bene, ma meglio. Apri i giornali, i siti, i gazzettini delle opposizioni, perché ci sono alcuni che sono gazzettini opposizioni, e trovi delle cose che non sono vere. Ora io non vi sto dicendo che dobbiamo inculcare la nostra verità agli altri, vi sto dicendo che dobbiamo conoscere qual è la verità. E vi faccio alcuni esempi banali sui numeri economici. Ci sono le slide di ieri, per l'appunto, quelle che ha fatto vedere Padoan in conferenza stampa? Dove sono? Questo non mi sembra Padoan in conferenza stampa, è molto più grasso. Va bene. Il PIL. Tutti i giornali dicono oggi che il PIL rallenta. Perché rispetto alle nostre previsioni, alle nostre ambizioni, è più basso di quello che immaginavamo qualche mese fa. Ma se guardate i numeri presentati ieri, questa è l'andamento del PIL. 2,3, 1,9, meno 0,4, più 0,8, il prossimo anno più 1,2. Siete contenti? Mai. Mai. Quando poi avete dei dubbi sulla politica, ricordatevi, andate a cercarvi su internet quel meraviglioso discorso di Bob Kennedy sul PIL. Sul PIL e la felicità, mi pare che sia del 66 o del 67, è attualissimo, 50 anni ma è attualissimo. Però se dobbiamo ragionare di numeri, a quelli che dicono, ah, ma voi avete un'economia che arranca, caspiterina, ma lo vedete come sta andando l'economia? Tra il 2016 e il 2015, come ha spiegato ieri Piercarlo Paola, aumenta del 50% la crescita. Sei soddisfatto? No. Vuoi farla crescere di più? Sì. Pensi che si debba lavorare più duramente? Certo, ma questa è la realtà. Cercate la verità. Non accontentatevi di quella di chi ne compra un tanto al mese e pensa di raccontarla costantemente e di farla diventare realtà. È in atto un tentativo strepitoso, ne abbiamo già parlato in un'altra delle volte precedenti, di cambiare la realtà. Il fondatore del Movimento 5 Stelle, Casaleggio, a cui naturalmente rivolgiamo i migliori auguri di pronta guarigione, se è vero, perché noi siamo persone civili e serie, quindi dal punto di vista umano gli mandiamo un abbraccio di solidarietà e vorrei che gli facessimo un applauso, perché ho letto di alcune questioni di salute che ha, come tutti, noi gli facciamo un in bocca al lupo dal punto di vista umano. Dal punto di vista politico siamo in radicale dissenso con lui. In un'intervista, ne abbiamo parlato la volta scorsa, dice ciò che è virale è vero. Seguitemi un attimo.
Perché si torna al discorso di prima. Ciò che è virale è vero. Cioè, se io riesco a far diventare virale una falsità, quella diventa vera. Intanto c'è un problema latino, nel senso che non vengono dalla stessa radice, ma lasciamo stare, questo è secondario. Lasciamo da parte per un attimo il latino. Ma provate a immaginare alcune cose che sono state dette in questi giorni, con le quali hanno cercato di dire che era la verità. Cioè è il disegno organico, di far diventare vero ciò che vero non è. Vado a Napoli con Valeria, alcuni amici ritengono opportuno darmi il benvenuto nelle modalità di cui prima abbiamo discusso, se sei brutto ti tirano le pietre, anche se sei bello come De Maria ti tirano le pietre lo stesso, e quindi di conseguenza c'è una protesta di piazza. Cosa fa Grillo sulla rete? Ce l'avete il tweet di Grillo? No, non voi, non è che... Dov'è il tweet di Grillo? Ultima ora! Una marea umana in piazza! La gente non ne può più, parte la rivolta. E la foto della piazza. Dove erano andati a salutare il Papa? Io non so se state applaudendo il Papa, i santi, perché a occhio quella è una beatificazione. Dopo ti spiego cosa sono i santi, le beatificazioni. Ah, ti ha spiegato lo santo, va bene. No, perché cioè, lui mi spiega, compagno, è una roba di connubio. E questa foto fatta girare sta girando dappertutto, finché noi abbiamo detto non è vero. Oppure, questa non l'avete preparata, sicché forse non ce l'avete, la meravigliosa vicenda della stretta di mano col re della Norvegia, che è bellissima. Vabbè, succede, e stretto la mano al re, è arrivato, ha fatto il picchietto d'onore, poi non ci stringiamo la mano nelle forme che sapete. Andate a vedere dei siti falsi, gli stessi che un giorno sì, un giorno no, dicono che io sono ricoverato al Policlinico Gemelli, sulle mani. Che cosa dicono? Questi siti falsi non ce l'abbiamo, vero? Levate Grillo che mi dà noia averlo dietro, anche davanti, diciamo, però. Ha fatto una cosa impressionante a Torino. Ha fatto mangiare... Ci sono dei siti, mi pare uno sia, che hanno il nome che richiamano i giornali. Direi Repubblica 24, Libero Giornale, sono tutte delle espressioni che richiamano dei giornali veri e che dicono il re della Norvegia in una conferenza stampa ha detto mi sono rifiutato di dargli la mano perché sta rovinando il suo popolo. A quel punto ci sono dei twittaroli, quasi sempre falsi, che rilanciano costantemente. Ce n'è una meravigliosa, si chiama Beatrice Di Maio. Uno dice Di Maio, che è la sorella, la zia, la nipote. Beatrice Di Maio, centinaia di followers, parla soltanto di me. Forse gli piaccio. In realtà, qual è il punto? È un fake, è generato per essere un fake. Cioè, non è una persona, è un prodotto di una società che genera in questo modo contenuti falsi che rilancia costantemente. Guardate che questo è molto importante. Quando ho scoperto che era un fake, ho capito che non le piacevo. E quindi sono andato un po' in cura, in crisi, ma poi ho incontrato Rosato e mi ha tirato su. Ma il punto chiave che c'è è che nella rete, e in particolar modo in alcune forze politiche, c'è il desiderio di trasformare la realtà, di farla diventare un'altra cosa, e propagandandola come vera, loro immaginano che gli italiani possano bersela. Ci vuole una grande stima
per i nostri concittadini per fare politica. Non commettete mai l'errore di pensare che quelli a cui andate a chiedere il voto siano persone da imbonire. Sono molto più intelligenti di quello che voi pensate o di quello che loro pensano. Però bisogna avere noi l'intelligenza di capire che siamo di fronte a delle operazioni strutturali di falsità. C'è un deputato di 5 Stelle, si chiama Carlo Sibilla o Sibiglia, Sibilla, Sibilla, Sibiglia, lo sapevo. No, no, ma non è, vabbè. Io lo stimo molto perché lo ritengo uno dei punti di riferimento del Movimento 5 Stelle da quando ha spiegato che l'uomo non era arrivato sulla Luna. Quando ha immaginato probabilmente che fossimo di fronte all'ennesimo complotto, e voi ci credete che davvero complotto con la G? E voi ci credete che siamo davvero arrivati sulla Luna? Bene, questo signore ha detto una cosa molto semplice. Ce l'abbiamo dietro? Il video? No, e il video non si legge. Continui a governare questo paese impunemente. E qual è, vi chiedo, la differenza tra questo governo e i camorristi che al telefono, stop, durante le loro intercettazioni, oh, fermati, in altri... Qual è la differenza tra questo governo e i camorristi? No, no, non ridete. Questa è la sede della Camera dei Deputati. L'uomo che non crede all'allunaggio crede che non ci sia differenza tra il governo e i camorristi. È una cosa enorme. Così come è enorme chi dice che noi siamo tutti complici e collusi con le mani sporche di denaro. Così come è una cosa enorme quella di chi dice che noi abbiamo preso i soldi dai petrolieri, addirittura dall'ENI, che è, come sapete, una società partecipata dallo Stato. È un bene comune, l'ENI. Non pensate che siccome è una grande azienda non è un bene comune. Perché se la settimana prossima qualcuno va in cassa integrazione e si chiudono dei contratti, lo vediamo l'effetto sull'ENI di polemiche o di tensioni. Allora, questo signore alla Camera dei Deputati dice che non c'è differenza tra il governo e i camorristi. È un livello che va oltre la normalità. E noi dovremmo avere la forza di capire che se tu inizi a dire bugie, come si fa con una foto, non sono cattivi, non gli riesci a dire la verità. Cioè, non, ci provano, non gli riesci. Racconti cose ignobili sul PD, perché uno può dire io credo che il PD non sia capace di cambiare l'Italia. È un'opinione, noi non siamo d'accordo. Ma è un'opinione assolutamente legittima. Io lavoro perché gli altri vadano a casa. È corretto. Io faccio le mozioni di sfiducia. È giusto. Io presento un'alternativa. Tutto nella normale discussione democratica. Quando tu dici governo e camorristi sono la stessa cosa, dopo che avevi detto che il governo di nuovo aveva ucciso gente come Don Peppe Diana, dicendo ti hanno ucciso un'altra volta, quando superi il limite per cercare di prendere un consenso, non capendo che poi alla fine ti si ritorce contro, perché gli italiani sono decisamente migliori di quello che loro pensano, quando si arriva a questo livello non perdete la voglia di cercare la verità, ma anche la sana capacità di indignarsi e di dire che questo signore, come tutti gli altri, se è un cittadino, rinuncia all'immunità, che i conti li facciamo dove li dobbiamo fare. Non gli stringono neanche la mano quando va in giro e viene sbeffeggiato a livello internazionale.